Fino al 24 novembre è in vigore il nuovo DPCM adottato dal governo che, a fronte dell'aumento esponenziale dei contagi da coronavirus, impone un giro di vite su molte attività, a cominciare da bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie, che rimangono aperti dalle 5 alle 18. Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di 4 persone insieme, se conviventi. Resta invece sempre consentita, senza limiti di orario, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive, limitatamente ai propri clienti. Consentita anche la consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, sia per confezionamento che per trasporto. Dopo le 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici. Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio e rifornimento carburante lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. L'attività didattica per scuola materna, elementari e medie e per i servizi educativi dell'infanzia continuerà a svolgersi in presenza. Le scuole superiori adotteranno invece una didattica a distanza pari al 75% delle attività. Sono sospese le attività di palestra, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, culturali, sociali e ricreativi. Le attività sportive di base e l'attività motoria svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi pubblici e privati sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento. Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato. Restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive riconosciuti di interesse nazionale. Sospesi anche gli sport di contatto. Chiusi cinema e teatro, sale giochi, sale scommesse, bingo e casinò. Sono vietate le sagre, le fiere, i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza. Stop anche a parchi divertimento. Mascherina raccomandata anche in casa tra non conviventi e fortemente raccomandato limitare gli spostamenti con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, di salute o di necessità. Il nuovo DPCM, emanato il 25 ottobre, contiene dei provvedimenti che penalizzano molto il mondo del commercio, con le chiusure anticipate alle 18, e quello dello sport, con la chiusura di palestre e piscine e limitazioni importanti per molte attività. Per questo gli assessori allo sviluppo economico Benedetta Squittieri e allo sport Luca Vannucci hanno chiesto che per questi settori, che fin dall'inizio avevano investito in sicurezza e prevenzione, siano fissati criteri chiari, tempi rapidi e modalità certe di erogazione degli indennizzi previsti. L'assessore Vannucci ha scritto al presidente della regione Giani affermando che lo sport deve essere considerato un bene primario, fondamentale per la salute psicofisica e per il mantenimento delle relazioni fra persone in sicurezza, e per chiedere a lui un intervento urgente a tutela degli sportivi, dei gestori e delle associazioni. L'assessore Squittieri ha sottolineato quanto fatto fino ad ora dall'amministrazione per le proprie competenze, con interventi che hanno creato le condizioni per affrontare l'estate senza ulteriori contraccolpi, ma affermando che ogni decreto di restrizione deve essere accompagnato da misure che garantiscano la tenuta del sistema economico e sociale dei territori per sostenere i molti imprenditori che hanno investito per mettere in sicurezza bar, ristoranti, palestre, cinema e altre attività. È pubblicata sul sito del Comune la graduatoria provvisoria degli ammessi e l'elenco degli esclusi del bando ordinario contributi affitto. Gli ammessi sono 707, gli esclusi 234. Per documentazione non completa o più spesso perché la domanda di contributo è stata ripresentata dallo stesso richiedente per errori procedurali. È possibile presentare ricorso contro la graduatoria e l'elenco degli esclusi entro venerdì 30 ottobre, utilizzando il modulo pubblicato nella sezione allegati del sito del Comune. Il contributo è relativo al 2020 e il pagamento sarà erogato nel primo trimestre del 2021. L'amministrazione comunale, che aveva prolungato la durata di apertura del bando dal 15 settembre al 15 ottobre, mette a disposizione 356.957 euro, di cui 267.218 con risorse comunali e 89.739 con risorse regionali.